Però appunto ripeto, sono autodidatta in tutto e per tutto, quindi dico che la mia tessitura non ha un'impronta, non ha un, cioè ho preso un po' di tutto, da tutto, faccio i lavori prendendo, non so, il piglione sardo, oppure prendendo le cose norvegesi, oppure le cose umbre, oppure le cose messicane. E adesso sono 12 anni che ho il laboratorio qui, sì. E lavori prevalentemente su Lavoro commissione su oppure commissioni, sì, perché a me piace, anche. prevalentemente piace lavorare per l'arredamento, per cui mi piace nella zona dove siamo noi, ci sono tantissimi casali belli, ristrutturati e questo tipo di lavori si adatta benissimo agli arredamenti delle case di campagna. E mi è capitato in effetti di fare anche delle cose di soddisfazione, bei lavori. A Panicale gli ho fatto a una signora un copriletto che lo voleva che richiamasse la testiera del letto in ferro battuto, quindi ho riportato il disegno del ferro battuto sul copriletto, insomma, delle cose che si riesce a fare, a far esaltare, insomma, quelli che sono gli altri particolari. E principalmente quindi lavoro su commissione, perché insomma, poi essendo là, poi sono tutti pezzi unici, ovviamente, perché io e l'artigianato non andiamo d'accordo, io preferisco l'artistico. Adesso, ultimamente ho cominciato a trovare parecchie persone interessate anche a imparare, perché vedo che in effetti, come nel mio pensiero, potrebbe essere anche un modo di impiegare il tempo come si lavora ai ferri, come si lavora all'uncinetto, tutti quanti si potrebbe riprendere questa che una volta che ha imparato come ho fatto io le quattro cose di base, la tecnica di base, poi ognuno va Dopo te la col interpreti. proprio, appunto.